vi siete guadagnati la possibilità di giocare contro una squadra di Serie A. Tra l'altro, visto che l'altra volta abbiamo fatto corsi e ricorsi storici, anche in questo caso sono 18 anni dall'ultima volta e l'ultima più l'Inter, sempre in Coppa Italia. Che impressioni ad affrontare una squadra di Serie A? No, fa piacere giocare contro gente che milita in categorie importanti, contro piazze importanti, ma non la prendiamo come una gita né di Ferragosto né estiva, cerchiamo di prenderla in maniera giusta, cioè chiaramente un confronto in pari sulla carta, ma di sicuro andiamo in campo per fare la partita noi, per cercare di giocare come sappiamo. Cosa deve mettere il fronte per giocare alla pari con lui? Cosa ho detto la settimana scorsa? Personalità. Grande personalità, grande spensieratezza. Attenzione, umiltà l'abbiamo avuta fino a oggi, e oggi fino a domani, ma in campo poi ci vuole anche un po' di autostima, convinzione, di forza interiore per andare senza guardare i nomi, senza guardare la carta, ma per guardare il pallone e basta. Senti, affronti un tecnico che tu conosci molto bene. Io ho letto un'intervista di qualche tempo fa dove tu dicevi che i tecnici si è trovato meglio, appunto Marino, probabilmente Pandolini, o sbaglio. Sì, sì, sono molto legato a lui. È una persona che mi ha dato tanto. Sono molto riconoscente perché mi ha aiutato in un periodo difficile dove venivo da infortuni. Quindi sono grato, ma come a Marino, sono i tecnici, due tecnici ai quali sono più legato. Hai avuto modo di sentire? No. Sulla formazione, dubbi, chiaro? Sulla formazione siamo più incerottati ancora dalla settimana scorsa, perché abbiamo due qualificati, abbiamo Agnelli che più no che sì, e anche perché poi non ho tanta voglia di rischiarlo. E Quinto si è bloccato stamattina perché gli è venuto un virus intestinale e quindi siamo un po'... però quelli che andranno in campo entreranno per fare comunque bene. Non andiamo per pareggiare in partenza, al massimo perdiamo. C'è la possibilità di vedere qualcuno dei nuovi in campo, dei giocatori in campo? No, dall'inizio no. Ti aspettavi un cammino così da parte dei due ragazzi, anche essere così avanti dal punto di vista dell'assimilazione degli schemi a questo punto? Sì, mi aspettavo di essere avanti così, però siamo indietro molto rispetto al punto di dove dobbiamo arrivare, no, al punto dove di arrivo per quest'anno, nel senso che dobbiamo limare alcuni difetti che sennò ci possono costare cari, perché abbiamo vinto con la Lucchese, abbiamo vinto con il Bari, però abbiamo lasciato un po' troppo agli avversari. È vero, sono nate tutte da errori nostri, però appunto per quello dobbiamo cercare di eliminarli. Agnelli ha problemi muscolari? Sì. Va bene, non si capisce. Adesso agosto chi va al mare, chi va in vacanza. Agosto bisogna sopprimerlo dal calendario. Così togliamo le vacanze a tutti, non si capisce bene quello che ha. E la voglia non è quella sicuro di rischiarlo, perché è un giocatore determinante. Però verrà in panchina lo stesso. Possono esserci un po' più di possibilità, sì, di recupero. Sì. Su Verona, questa squadra di Serie A, un po' la vedo un po' studiata in settimana, che squadra è,
se giocando una settimana prima del loro esordio in campionato ti aspetti che sia già un buon punto di forma, insomma. Mi aspetto che prenda la partita al 100%, perché conoscendo Mandorlini, che è un martello pneumatico pure lui, non lascia distrazioni sicuramente. È una squadra con giocatori di Serie A, per cui non so ancora con che sistema di gioco giocheranno, però a noi cambia poco il sistema di gioco, cambia il fatto che ti trovi di fronte a giocatori forti, ma apposta per quello dobbiamo triplicare la personalità e giocare sciolti, sereni, perché non vogliamo andare tanto per stavamo in vacanza anche noi assieme agli altri. Leggevo un'intervista tua sull'Arena di Verona, puoi scrivere qualche perplessità sul possibile loro 4-3-3 per la convivenza tra Toni e Pazzini in attacco? No, mi piacerebbe capire se, perché lui ha sempre fatto il 4-3-3 e quindi ha cambiato un po' l'anno scorso, me l'ha detto quest'estate, però non so come possa farli convivere con il 4-3-3. Se cambia, allora è diverso. Che rapporto hai con il Bentegodi? Se è uno stadio in qualche modo particolare, se lo è stato nella tua carriera? No, ho fatto gol all'esordio, ho fatto gol a Colarezzo. Poi da Bresciano il Verona non è... No, era una notturna quella partita. Notturna, perdemmo 5-3. Però... ho fatto gol. Il primo gol in Serie B, tra l'altro. Tutta la carriera, il primo gol in Serie B. Il primo gol in Serie B, tutta la carriera, sì. Buongiorno. No, è la città confinante. Ci saranno i familiari a vederli, no? Mio fratello, sì. Si può anche fare un punto, l'occasione anche per fare un punto sul mercato, visto che ieri è arrivato De Giosa, che ne pensi insomma di questo nuovo rinforzo e a che punto siamo insomma poi con il completamento dello campo? No, De Giosa forse è stato sottovalutato da voi, perché è vero che parte dietro, perché mi piace essere chiaro, quindi non facciamo venire i giocatori promettendogli di fare i titolari inizialmente e poi invece il contrario. Arriva come alternativa iniziale, ma comunque è un giocatore importantissimo. Sono contento che è arrivato, è un giocatore di qualità, di esperienza, di carattere, e serve anche all'interno dello spogliatoio. Poi uno è un positivo e sono molto contento che sia arrivato. Tra l'altro col sinistro ha anche fatto diversi gol su punizione, un altro che si aggiunge alla lunga lista, ti toccherà fare un po'. Noi se non batto le punizioni non le prendiamo. È completamente... Manca solo l'attaccante. Manca un attaccante. Manca un attaccante e poi vediamo un centrocampista, vediamo di che caratteristiche. Anche quello per essere da conclusione di tutto. Chiaramente qualcuno deve andare via. Purtroppo la cosa più difficile, lo dicevo ieri a cena a qualcuno del mio staff, la cosa più difficile dell'allenatore è prendere decisioni per mandare via qualcuno, per spiegargli che deve andare a giocare. Però d'altronde quando si prende un nome su tutti, Grea, che è andato via, è sollegatissimo, l'avrei voluto tenere perché l'anno scorso è stato esemplare, però quando poi si va a cercare di migliorare anche l'obiettivo di alzare la famosa asticella, bisogna fare delle scelte obbligate qualche volta. Un centrocampista anche di spessore o più giovane, insomma, che tipo di... Bravo! Un centrocampista bravo che abbia caratteristiche che servono a noi, quindi palleggiatore, che possa magari fare anche da play, che noi un vero proprio play alternativa non ne abbiamo. Per quanto riguarda gli Emelo, ci fosti
fu molto chiaro nell'ultima conferenza della settimana scorsa. E poi insomma c'è stata questa evoluzione insomma del giocatore, Lanciano, puoi aggiungere qualcosa? O se fino a quando, cioè insomma per il numero 9, per il centravanti, cioè, fino a quando pensa di poter aspettare in qualche modo che si sblocchi? Noi non stiamo aspettando Iemmello. Sì, ti sblocchi lui o qualcosa. Noi nel frattempo abbiamo fatto delle proposte ad altri giocatori. È facile da Lanciano dire, puntare il dito al Foggia. Se Iemmello vuole andare via da Lanciano, è il perché devono chiederselo loro, non è che devono chiedercelo a noi o additarci. Noi non abbiamo mosso un dito per riportare Iemmello. Quindi non c'è altro da aggiungere. Se lui, com'è il detto, se uno non riesce a prendere l'uva, se vuole andare via da Lanciano, ho lasciato il ritiro, qual è il problema nostro? Noi non abbiamo mai mosso un dito per portarlo qua. Oltretutto, lo ripeto, sono amico molto di D'Aversa, l'allenatore. L'ho mandato io, l'ho consigliato io a Pietro di andare da Lanciano, per cui mai e poi mai farei una scorrettezza, se tale si possa chiamare, insomma, di riportarlo qua. Se poi dopo lui non vuole star là perché avrà i suoi motivi, non lo so, perché è legato a Foggia, di certo la responsabilità non è né mia né di Dibari né del Foggia. Da quello che si legge da Lanciano, il DS Leone ha valutato il prestito di Iemmello 1 milione di euro. Perché non vuole farlo andare via, c'ha ragione, perché ha firmato 15 giorni fa, per cui se non vogliono farlo andare via, lo bloccano e non va via, hanno la firma, quindi... sta rischiando il calciatore in questo caso? Il giocatore sta facendo una dimostrazione di affetto verso Foggia e la volontà di ritornare qua grandissima. Però insomma io non lo appoggerei in questo caso, nel senso che comunque ha sbagliato, perché il Lanciano non c'entra niente a questa sua decisione, è solo parte in causa un allenatore che comunque l'ha voluto lui e si trova adesso in condizioni brutte, no? Questo mi dispiace. Avessi sentito Iemmello, gli avrei consigliato per il bene suo di non andare via, perché poi alla fine mi interessa il campo, mi interessano i risultati, però mi interessa più il bene del giocatore e la correttezza. L'importante è che non vengano ad imputarci niente, perché noi non c'entriamo veramente niente. Chiunque sia il centravanti, pensi e speri di averlo alla ripresa? Non lo so, può essere anche Viola al centravanti. Anche se serve sempre qualcuno. Eventualmente verrebbe come alternativa di Viola. Viola per me è un giocatore fortissimo. A che punto è il suo recupero? Meglio, sta molto molto bene. Viola è un giocatore che potenzialmente anche lui ha 15-20 gol. E quando venne Iemmello l'anno scorso, non tutti tra voi eravate convinti al 100% di Iemmello, poi invece ha fatto 16 gol. E Viola, vi dico che è prontissimo per giocare titolare in una squadra che vuole cercare di arrivare in alto. A San Nicola, dopo la partita, c'era un direttore sportivo di cui non faccio il nome, che ha detto: meno male che non ha giocato Viola. Di Barriera, no, non è di un'altra squadra. E comunque avete fatto un grande acquisto. No, io Viola, quando l'ho chiamato per venire, gli ho prospettato il fatto di essere alternativa. Ma perché? Perché ancora Iemmello non aveva firmato per il Lanciano, e quindi c'era la prospettiva di farlo ritornare. Ma al momento che ha firmato Iemmello, sì, ci stiamo muovendo per un attaccante. Però non per forza deve venire quello che parte lui titolare.
Viola poi si sposa bene con noi, col nostro gioco.